Ecco, questa cosa che affrontava prima Paolo delle amministrazioni locali era proprio il tema che volevo approfondire con te, no? Tu sei assessore in un'amministrazione locale, a Napoli per esempio state sperimentando tra le altre cose anche questo percorso che avete chiamato Laboratorio Napoli. È evidente che nella prospettiva dei beni comuni anche gli enti locali devono provare a costruirsi un loro spazio nuovo, no? Di proposta, di azione, eccetera. Allora, secondo te, qual è il ruolo di un ente locale in questa prospettiva e quali sono alcune delle cose che, per esempio, può fare un ente locale per favorire un percorso verso i beni comuni? Quello che può fare un ente locale è quello che si è tentato di fare a partire, diciamo, dall'inizio degli anni 90, e quindi di passare da una logica di mero decentramento amministrativo alla democrazia locale. Però per parlare di democrazia locale bisogna avere gli strumenti, le risorse, i mezzi, oltre che ovviamente gli obiettivi, altrimenti è l'ipocrisia della democrazia locale. E se la democrazia locale viene imposta in una situazione di disperazione dal punto di vista delle risorse e di miseria, ovviamente non si può parlare di democrazia locale. Quindi siamo in una situazione ovviamente di emergenza, però seppur in una situazione di emergenza, noi stiamo cercando, diciamo, di compiere una serie di atti che esprimono una forte discontinuità rispetto al passato. Laboratorio Napoli, tu citavi. Ma il Laboratorio Napoli significa, e l'abbiamo approvato in giunta l'altro giorno, quindi anche questo è un atto politico-amministrativo. Che cosa significa? Significa dare un senso compiuto e dare effettività al concetto di partecipazione. Allora, io tutti i giorni potrei organizzare incontri con 200 persone, 300 persone, incontrarmi, farli urlare, proporre, scontrarsi tra di loro. Questo però può andare bene una volta, due volte, però il rischio e che ci sia una strumentalizzazione del concetto di partecipazione. Io potrei strumentalizzare la partecipazione utilizzandola. Il rischio è che la partecipazione si trasformi in una sorta di sfogatoio in cui la gente va dopo aver lavorato e si sfoga e comincia a urlare l'uno contro l'altro, contro l'amministrazione, fatto questo e fatto quell'altro. Oppure può essere una forma di confusionismo sociale. Ecco, allora, se vogliamo parlare di partecipazione dobbiamo dargli un senso. Dobbiamo dargli un senso che non deve essere mai assolutamente inteso come una funzione, come dire, ordinatrice della partecipazione, perché è chiaro che la partecipazione deve esprimere una forma anche disarticolata, cioè non possiamo immaginare. Però bisogna dargli effettività. Allora, per dargli effettività dobbiamo, secondo me, parlare, cosa che abbiamo fatto nella delibera di 10 giorni fa, una delibera che, insomma, per arrivare alla deliberazione ci ho faticato non poco, perché i primi che mi sono visto contro erano i consiglieri comunali, i consiglieri delle municipalità. Napoli come grande città è articolata, voi sapete, come Roma, i municipi, municipalità. Perché? Perché loro vedevano, poi sono riuscito a convincere alla fine, ma vedevano e vedono, diciamo, la partecipazione, nel momento in cui diventa concreta, e poi vi dirò come diventa concreta, la vedevano come uno strumento per indebolire il loro potere. La democrazia partecipativa contro la democrazia della rappresentanza, no? In uno scontro un po' infantile e ingenuo. Ecco. La partecipazione contro la rappresentanza, contro gli eletti, cioè noi siamo i rappresentanti del popolo, siamo noi luoghi, quindi i consigli comunali, i consigli delle municipalità, gli assessori. Cosa vuole questo assessore che si è inventato, diciamo, il laboratorio e quindi le consulte dei cittadini e quindi le assemblee dei cittadini che si autogestiscono, che
che si auto-organizzano, che hanno a questo punto per delibera di giunta, hanno dei diritti, cioè quelli di avere dei flussi di informazione continua da parte della giunta del consiglio. Quindi consulta e tematica, la consulta del territorio, la consulta dell'ambiente, la consulta del traffico, la consulta delle politiche sociali, queste consulte che si riuniscono in luoghi di proprietà del comune che sono messi a disposizione delle consulte, ci si iscrive alle consulte online, la consulta poi elegge un proprio rappresentante, insomma coordinatore, che dura però, che girano continuamente, quindi ogni 2 mesi poi ci sarà un altro coordinatore, che indicano dei facilitatori che si mettono in contatto continuo, diciamo, con la giunta, e la giunta, i singoli assessori indicano un proprio rappresentante o facilitatore che diventa responsabile dei flussi informativi che vengono messi online, accedono direttamente alle consulte, le consulte accedono alle informazioni, quali sono le informazioni? Praticamente si informano le consulte di quali sono gli atti che concretamente la giunta o il consiglio, a seconda delle competenze, vuole porre in essere. E quindi in tempo reale, rispetto alle progettualità, i cittadini sono messi a conoscenza di quello che il comune vuole porre in essere. A questo punto le consulte si autogestiscono, c'è il diritto anche eventualmente all'assessore competente di partecipare a queste consulte, così come i consiglieri, i presidenti delle commissioni consiliari, così come il presidente del consiglio comunale possono partecipare, quindi è una possibilità secondo me per noi stessi di sì cedere porzioni di potere, poi vi dirò come concretamente, ma ha la possibilità di orecchiare anche quello che i cittadini vogliono concretamente, di capire di più e meglio probabilmente cosa, quali sono le istanze e le esigenze, al di là dei soliti rapporti clientelari di gruppi e gruppetti che poco hanno a che vedere con la partecipazione, ma sono in realtà espressione di micro o grandi interessi lobbistici o corporativi, è una cosa diversa. E allora a questo punto la consulta vota, esprime un voto su una determinata politica pubblica locale, che può essere un voto propositivo, che può essere un voto in contrapposizione a quello che sta facendo la giunta, ma vota, cioè delibera, e questa deliberazione produce 2 effetti, ecco per cui io parlo a un certo punto non solo di partecipazione ma di diritto alla partecipazione. Il diritto alla partecipazione significa che se c'è un diritto c'è un obbligo da parte di qualcuno, se c'è una prestazione c'è una controprestazione e se c'è un diritto c'è un obbligo, e un obbligo è a carico dell'amministrazione, è a carico della giunta. Qual è l'obbligo a carico della giunta? È quello di intanto prendere concretamente in considerazione quanto deliberato dalla singola consulta. Poi, laddove dovesse la giunta decidere in maniera diversa rispetto a quanto deliberato dalla consulta, non siamo ancora, secondo me, nel momento storico della sostituzione, probabilmente ci arriveremo ad una democrazia partecipativa e deliberativa sostitutiva, ma andiamo per gradi. In questo momento pensiamo ad una commissione tra rappresentanza e partecipazione, ma la giunta, laddove dovesse decidere in maniera diversa, lo deve motivare nella delibera e l'assessore si dovrà presentare dinanzi alla consulta e dire quali sono i motivi per i quali si è deciso in maniera diversa rispetto a quanto espresso e deliberato dalla consulta. Andare lì senza paracaduti e protezioni, senza sistemi di protezione, e porsi davanti, diciamo, ai cittadini, alla cittadinanza attiva, e mettersi, come dire, anche in discussione. Le consulte non sono luoghi di rappresentanza, non sono luoghi dove le associazioni pesano più del cittadino.
L'associazione può essere rappresentata dal solo l'unico rappresentante che ha lo stesso potere di voto rispetto al cittadino. Non ho voluto dei luoghi di rappresentanza di interessi forti o corporativi, così come la si è intesa la partecipazione a partire dagli anni 90, che è stata una partecipazione tecnocratica di interessi forti, corporativi e lobbistici. Ho voluto dei luoghi di rappresentazione, che è diverso da rappresentanza, di rappresentazione delle istanze, delle esigenze, dei bisogni, dei diritti dei cittadini. C'è ovviamente, chissà, anche un po' di convenzione di Horus in questo, ovviamente. L'ho studiato, ho cercato di mutuarne i principi, ho cercato di mutuarne le tecniche, diciamo, di rapporto tra cittadinanza attiva e luoghi delle decisioni delle politiche pubbliche, però ho voluto estendere, diciamo, la convenzione di Horus a non solo la materia ambientale. La convenzione di Horus si basa su tre principi sostanzialmente: l'informazione, la partecipazione, l'accesso alla giustizia, però limitata alle tematiche ambientali. Io l'ho esteso, diciamo, a tutti gli ambiti, a tutte le tematiche, con una premessa forte, appunto, di un diritto alla partecipazione, ma della partecipazione che intanto può essere vera partecipazione solamente se c'è alla base, se sono svolti alla base due processi preliminari, che sono l'informazione continua e costante e un processo di formazione permanente, altrimenti continuiamo a prenderci in giro e non è assolutamente partecipazione, ma è una forma di strumentalizzazione, di cooptazione di istanze partecipative, che è un'altra cosa. Ovviamente tutto è più faticoso, tutto passa attraverso dei processi che ci impegnano di più, ecco perché in parte anche con l'aggiunto ho dovuto discutere fino alla fine per riuscire a far passare ovviamente questo provvedimento, che però era fortemente voluto dal mio sindaco, e quindi siamo riusciti alla fine ad approvarlo. E quindi adesso, intorno a questo nuovo modello di democrazia partecipativa trattino deliberativa, ovviamente c'è grandissima attesa, grandissima attenzione. Domani ci sarà una prima sperimentazione in materia ambientale col collega Sodano, proprio domani pomeriggio, nella sede del Maschi Angioino, e il tema sarà il tema dei rifiuti, un tema ovviamente caldo, un tema molto molto caldo, specialmente nelle nostre zone che hanno avuto, adesso no, abbiamo avuto momenti di crisi, come sapete, molto forti, legati principalmente a una gestione affaristica ovviamente e ad una contaminazione pubblico-privato nell'ambito della quale si erano inseriti interessi criminali e ovviamente la criminalità organizzata. E domani avremo questo incontro senza riti di protezione, quindi ci possiamo aspettare ovviamente di tutto, ma sicuramente ascolteremo e poi vedremo appunto quali saranno le deliberazioni che proverranno dal basso. Grazie.